Configuratore Bosch Rexroth per dispositivi di misurazione integrati nel sistema di guida. Ne esistono di due tipi: IMSA per guida a ricircolo di sfere o guida a ricircolo di rulli con sensori induttivi, oppure IMS Compact con sensore magnetico per guida a ricircolo di sfere. Ipotizziamo di configurare un sistema per guide a ricircolo di sfere con segnale assoluto. Sceglieremo ora la grandezza della rotaia e definiremo il tipo di protezione, con tappo in plastica oppure con nastro di protezione. Sceglieremo ora la classe di precisione e la lunghezza della rotaia stessa. Una volta inserita la lunghezza della rotaia, il sistema ci proporrà il valore T1, ovvero la distanza tra l'inizio della rotaia e l'asse del primo foro. Potremmo scegliere questo valore tra un range proposto dal configuratore stesso. Dopodiché andremo a scegliere la classe di precisione della scala graduata, che potrà essere di 3 oppure 5 micron. Abbiamo così terminato la configurazione della rotaia. Potremo andare a ripercorrere la configurazione cliccando su Descrizione del prodotto, scaricare il file CAD in formato 2D o 3D e, consiglio sempre, scaricare il documento di configurazione in formato PDF. Questo documento ripercorre tutte le opzioni scelte finora, la loro descrizione e riporta un link in alto a sinistra che ci consentirà in un secondo momento di riaprire la configurazione nel configuratore online. Per terminare la configurazione dell'intero sistema, passiamo ora a definire le caratteristiche del pattino che verrà abbinato a questa rotaia. Per prima cosa sceglieremo la forma del pattino, scegliendola appunto tra quelle proposte. In questo caso sceglieremo un frangiato lungo. Definiremo il tipo di precarico desiderato, la classe di precisione, qui verremo guidati direttamente dal sistema che l'abbinerà a quella scelta per la rotaia, e il tipo di guarnizione con cui verrà equipaggiato il pattino. Se vogliamo poi gabbia guida sfere oppure no. Questa è un'opzione molto particolare perché ci consente di scegliere l'orientamento del cavo di segnale rispetto alla superficie rettificata del pattino. Se scegliamo l'opzione destra, il cavo sarà opposto alla superficie rettificata del pattino. Se scegliamo l'opzione sinistra, il cavo sarà concorde rispetto alla superficie rettificata del pattino. Scegliamo ora il segnale encoder in uscita dal sistema. Potremmo scegliere tra Hyperface, DriveClick per Siemens, FANUC, oppure un sistema seriale SSI. Scegliamo in questo caso Hyperface. Ci verrà proposta anche una scelta della tipologia del connettore, cilindrico oppure flangiato. Io consiglio sempre la seconda opzione. Abbiamo terminato ora anche la configurazione del pattino e come sempre ripercorriamola cliccando su Descrizione del prodotto, scarichiamo il file CAD 2D o 3D oppure scarichiamo il file PDF con tutte le opzioni di configuratore per il pattino. Anche qui ripercorreremo tutte le opzioni con la loro dicitura e con la loro descrizione. E qualora volessimo riaprire la configurazione sul configuratore, basterà cliccare sul link in alto a sinistra.